Oh, ciao Reinaldo, ciao a te. Ci ritroviamo. L'ultima volta stavamo sul lago di Varese e ci hai raccontato un po' di Meridiano Zero interrompendo il discorso al punto del tuo passaggio al bosco. Eh, adesso invece siamo qui alla corte dei brut dove siamo ospiti anche a mangiare, visto che è anche un ristorante, a dormire nella masseria in cui Affitti ai viandanti dell'anima, qua di passaggio. Ecco, la corte dei Brut è il posto nel quale ti sei trasferito quando hai lasciato Roma e hai fatto questo passaggio al bosco. Mi puoi raccontare che cos'è la corte, la sua storia? Perché non è un semplice ristorante e bed and breakfast. Ma... Volentieri, anzi, grazie di questa domanda. La Corte dei Brut è una traduzione pratica, è l'attuazione di quello che in un certo qual modo è il cosiddetto passaggio al bosco. Più è generalmente è un'associazione di promozione sociale, promuoviamo attività artistiche e culturali per un verso e per l'altro da più di. 20 anni e ci occupiamo di solidarietà e cooperazione, anche di carattere internazionale. Eh, il, il luogo ha una storia antica, mi sembra che nasce da un maneggio di cavalli o. Dunque, la, la famiglia Pedretti. E celebra quest'anno i 100 anni della sua permanenza all'interno di questa corte a forma quadra che era un avamposto militare del castello di Belforte, si chiama corte dei brut eh, ovviamente anche nei mappali e il termine brut va eh, concepito nell'accezione manzoniana del termine quindi era un luogo di eh, soldati, abitato da soldati di Ventura, eh, prova che ogni stanza è eh, dotata di una canna fumaria. Mi ricordo di quando eh, venne la prima volta e Alice, eh, nostra figlia, aveva eh, il letto riscaldato ancora con il mattone messo antirefrattario nel camino avvolto nellino per eh, scaldarle il, il letto e si allevava il cavallo da sella italiano e, e si incrementava una razza equina specifica, il cavallo morgeso, un cavallo da mezzo tiro si faceva scuola d'equitazione e trekking e poi lo sviluppo edilizio di fatto impedì la circolazione dei quadrupedi e quindi senza snaturare il, il luogo, il posto l'evoluzione è stata quella di trasformarlo eh, in un'associazione artistica e culturale le, eh, e quindi nella promozione di attività finanziandocene eh, in una forma assolutamente anonima eh, eh, autonoma e questo è un titolo di vanto eh, perché sono 25 anni che attraverso questo ponte con l'enogastronomia sviluppiamo i talenti artistici del territorio e non solo. Ecco, quindi approfondendo a livello di eh, progetti artistici e cose che portate avanti qui, io mi ricordo, mi avevi fatto vedere ad esempio, se non ricordo male, un salone che affittate ad artisti per fare le mostre, adesso avete un'installazione sul sole di mezzanotte, Dughiniano, che approfondiremo meglio eh, tutti i giovedì e i venerdì. Mm, quindi qualche cosa, sia sul, sulla vostra apertura agli artisti che possono venire a proporsi eh, o, o progetti particolari anche di artigianato magari. Sì, quelli riguardano più propriamente un altro strumento sempre operante nel terzo settore che è la cooperativa sociale una cooperativa sociale di tipo B che si occupa del reinserimento di persone svantaggiate e detenuti, ma magari abbiamo, avremo modo ]ci. di parlarne. Per quello che riguarda l'associazione abbiamo uno spazio arte vero e proprio eh, che è stato ricavato all'interno di quelle che eh, erano le scuderie. Questo spazio arte noi eh, lo concediamo a titolo assolutamente gratuito per due-tre settimane a chi ne fa richiesta, non entriamo mai nel merito eh, delle opere d'arte che vengono esposte, non ci riteniamo titolati per poter dire questo sì o quello no. E, e nel caso di specie chi espone da noi eh, si ritrova anche in fase inaugurale, generalmente giovedì, eh, aperitivo e cena offerto fino a 30 ospiti dell'artista medesimo e, e questo è un, un ramo poi c'è un altro ramo che è quello delle iniziative artistiche prodotte da noi devo dire eh, anche qui con un pizzico di vanto anche di, di rilevata, rilevante importanza e, siamo stati presenti attraverso una coproduzione in verità eh, a New York a rappresentare il teatro italiano con altri cinque spettacoli teatrali mettendo in scena eh, um, processi alle streghe nel 1600 nel Vare Sotto. Lo spettacolo si chiama Stria, così abbiamo anche prodotto sempre nell'ambito teatrale, coprodotto e rappresentato nell'ambito di un progetto di rinserimento sociale di un bosso della mafia. Uno, uno, uno spettacolo teatrale per l'appunto sulla, eh, sulla mafia, quello per quello che riguarda il teatro, poi abbiamo il cinema e sono tantissimi anni, ormai non li conto più, che con Matteo Inzaghi che è un meraviglioso lettore eh, di opere cinematografiche, nonché direttore di una testata radiotelevisiva, facciamo terzo tempo. E in realtà non è un cineforum, ma qualcosa di molto più interessante, vengono offerte chiavi di lettura su quelle che sono de diciamo delle opere di un regista piuttosto che di un altro. Si spiega attraverso anche la visione di 4-5 trailer, l'utilizzo della camera piuttosto delle luci, o quello che è accaduto in fase di produzione o post produzione. E... Abbiamo affrontato Eastwood, abbiamo incontrato eh, Zurlini con il deserto dei Tartari, lì addirittura eh, eh, a parlarne vi erano oltre che Alexander Dugin che l'ha correlato alla quarta teoria politica, il eh, professor Claudio Siniscal, che è un carissimo amico di Roma che è docente di storia del cinema all'università e lo stesso ovviamente Matteo Inzaghi che faceva da... da che li ha ospitati. Abbiamo, abbiamo quindi fatto anche una rassegna per il centenario della Grande Guerra, di tutto il cinema sulla Grande Guerra o della, nel periodo della Grande Guerra, e quindi le diverse tecniche di riprese che potevano avere i russi, i francesi, gli italiani stessi. Mi ricordo che. Ci fu un, 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 forse, la prima pellicola di guerra italiana era eh, Maciste contro gli alpini. Addirittura, sì, sì. <ride> non la conoscevo. <ride> Neanche io. È stato verità. un filone ricchissimo eh. di maciste. ma questo è... Dopodiché, ospitiamo scultori, pittori. E abbiamo ospitato anche Alexei Gintnov, premio Kandinsky 2011 o 2015. Un artista incredibile che lavora anche con delle opere con chiavi di lettura alchemiche, Albedo, Robedo, Negredo. E quindi è diciamo oltre che una stazione di viaggio per viandanti, è anche un luogo di incontro e di confronto, mai di scontro, tra artisti medesimi.